Bene, vi faccio vedere la magia del mazzo fantasma. Prendiamo tre carte a caso, le prime che capitano sul mazzo. In questo caso, donna, donna e jack. Le puoi anche far scegliere da uno spettatore, non cambia assolutamente niente. Prendiamo la prima carta e la mettiamo alla destra del mazzetto. Prendiamo la seconda e la prendiamo e la mettiamo a sinistra del mazzetto. L'ultima, non per importanza, la mettiamo al centro. Grande effetto se questo viene fatto prima scegliere tre carte, ognuna a un giocatore diverso o a una persona del pubblico, in maniera che siano tre persone differenti che non ci possano essere legami. Tornando a noi, una volta avendo reinserite le carte nel mazzo, le carte sono completamente disperse, io non posso sapere dove sono, non posso sapere a che punto si trovano, sono tutte carte diverse. Basta però appoggiare le carte in una certa maniera nel dorso della mano, ovviamente se riesco a tenerle ferme, sì, si chiamano carte spiritate, ma ancora, e avviciniamoci un po' alle carte. Guarderete che da sole, ecco a voi la prima carta, ecco a voi la seconda carta ed ecco a voi la terza. Una volta è facile indovinare una carta, ma tre, vi dimostrerò che una, due e tre sono le carte da voi scelte, da un comune mazzo di carte. Questo è il gioco del mazzo fantasma. Buona serata.